Oggi parleremo di un animale furbetto che popola i nostri boschi, la faina. Marcello, ma come trascorre le giornate? Allora, ti ho riportato qui in montagna, in questi boschi, perché la faina, questo è il periodo in cui torna in montagna, perché devi sapere che questo mustelide è simile al tasso, per la famiglia almeno, di cui abbiamo parlato nelle precedenti puntate. Ti dicevo, questo mustelide in estate torna a popolare le montagne fino ad arrivare a 2000 metri, mentre in inverno scende a valle quando trova la neve. Di cosa si ciba? È un animale carnivoro, quindi si ciba prevalentemente di piccoli roditori, ma anche conigli e fagiani, e ha un metodo di caccia veramente molto particolare. Ma come lo riconosciamo? Lo riconosciamo perché ha un corpo affusolato, un muso appuntito e una macchia bianca sotto la gola. Fantastico! Qualche curiosità su questo animaletto? Allora, una curiosità è sulla faina e il suo metodo di cacciare. Lei conosce i sentieri dove passano per esempio i fagiani o passano i conigli e si apposta per anche 4-5 ore in attesa del passaggio della preda. Un'altra cosa molto simpatica e particolare, Dio simpatica, non lo so, è che se entra in un pollaio, entra in uno stato di eccitazione tale che è capace di ammazzare tutte le galline e magari se ne porta via soltanto una. Ah, ecco, per gioco, diciamo, si diverte, sì, un po' proprio così si la faina. Eccita, entra in uno stato di eccitazione che fa ammazzare tutti gli animali. E ne porta via solo una. E ne porta via solo una, perché in effetti è un animale piccolo, non è grandissimo, quindi di quello si può nutrire. Per altre curiosità, continuate a seguirci.